Allenatori, benvenuti, io sono Andrew Pokefan, questo è il mio canale e oggi sbustiamo la collezione Annihilate EX, la terza evoluzione di Monkey. Qui dentro troviamo 4 buste, la carta promozionale olografica di Annihilate, una carta olografica di Primeape e di Monkey, quindi tutta la linea evolutiva. Questo è il nuovo formato di collezione. Compatto, devo dire che mi piace molto di più di quello vecchio, quindi facciamo un saltino nel futuro. Queste sono tutte un po' rovinate le scatole, ma tanto continuiamo a sbustare male, perché questo è il punto. Sono un pochino più coriacee. L'ho spaccata tutta. Al suo interno dovremmo trovare solo scarlatto e violetto, se non ho capito, ma cioè vabbè, un giorno imparerò per i pacchetti e i pacchi. Adesso andiamo a... ecco, come cacchio, ok, bene, ok, ho aspettato a parlare perché c'era casino. Questa è la promo Annihilate EX, difficile da pronunciare. E abbiamo le due altre promo olografiche di Primeape e Monkey. Riflettono molto, le devo mettere un pochino così, sono molto 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 carine. Le mettiamo qui vicino al mio D151. Il codice ve l'ho fatto vedere? Non lo so. Ce lo rimettiamo, al limite lo taglio. Codice Pokémon Live, se non ve l'ho già fatto vedere, e abbiamo 1, 2, 3 e 4 pacchetti. Addirittura mischiati abbiamo 2 Scarlatto e Violetto Evoluzione Paldea, che ancora non ho mai aperto, e un Astri Lucenti. Io direi andiamo in ordine cronologico. Mettiamo così questo giro. Paf! E partiamo quindi da Astri Lucenti. Ce la faremo a sbustare? Sguastatina? Non capisco perché non sono capace. Ah, l'ho aperto! Dai che a forza di sbustare qualcosina imparo. Allora, questo è Astri Lucenti. Codice Pokémon Live. 1, 2, 3 e 4. Quindi abbiamo la carta nera Viastro, che mettiamo via. Berry, Clang, Gabite, Olucia, Tro, Magmar, Staryu, Burmy, Mewtwo, Reverse Holo, non male, e un Dusknoir, Rara Holo. Bene, bene. Passiamo a Scarlatto e Violetto. Di questa ne dovremmo avere una. Le altre due sono Evoluzione a Paldea. Allora, mi mette un po' pensiero aprirle, perché io le Scarlatto e Violetto ne ho diverse che non sto aprendo. Nel mentre ho sbustato bene. Incredibile, questo lo tengo per ricordo. Allora, codice Pokémon Live dovrebbe essere a 1. È esatto. Scarlatto e Violetto, Energia Buio, Kirlia, Scambio, Fuecoco, Trophius, Torkoal, Breloom, Kilowattrel, Pepe, Reverse. Oh, carino questo! Tarontula, credo. Molto carina. Decisamente. E sotto un Silizar Rara Holo. Bene. Questo è un pullino. Mettiamo via questo di Scarlatto e Violetto e passiamo al secondo. Dai che l'ho aperti tutti a mano. Ah, questa era sembra come se era già aperta, era leggerissimo.
che non ho fatto forza, ma anche questo comprato al Toy Center col 3x2. Praticamente ci ho fatto 3 settimane di video e ancora so all'inizio. Codice Pokémon Live per voi e tricca 1 perché siamo in scarlatto e violetto. Energia elettro, lo mettiamo qua. Jigglypuff, Girafarig, Trophius, Mega Ball, energia inversione, energia terapeutica, cintura scelta, Magikarp reverse holo, carinissimo questo Magikarp, latte di lotta reverse holo e Glimmora rara holo. Mettiamolo da conto. E l'ultima è l'unica bustina di evoluzione Paldea. Se non mi sbaglio. No, era evoluzione Paldea questa. Oh, sono rincorbellito. Era una sola di Scarlatto e Violetto. Quindi risbustiamo evoluzione Paldea. Sperando di... Dai, che l'ho aperti 3 a mano. Piano piano. L'ho aperto a mano. Cioè, in realtà non dovrei essere stupito che li sto aprendo a mano. È la cosa più comune da fare, però codice Pokémon Live 1 e il trick e andiamo con questa energia Psico, Lilteo, Rockruff, Poumi, Larvitar, Miss Magius, questa non la conosco, Bramble Bagast, dato via il focus, Toxicroak, Pelusa reverse holo, Flamigo reverse holo, è carinissimo, è questa carta è veramente cara, l'artwork, vediamola da vicino, è molto molto carina. E l'ultima di evoluzione a Paldea intanto è rara holo, voi non lo vedete, rara holo acqua, è un Gyarados o Gyarados rara holo, anche questo molto bello, estremamente bello. Queste ultime settimane i pull si sono fatti un po' mancare, almeno sui video lunghi, sui short avremo qualcosina di più interessante, ma questo qui è veramente veramente stupenda, proprio delicata e carinissima. Detto questo, se siete arrivati fino a questo punto, adesso io in boosterò tutto off camera ovviamente, se siete arrivati fino a questo punto vi ringrazio, potete fare quello che volete, lasciare un mi piace, commentare, condividere o iscrivervi e mi farebbe veramente molto piacere, soprattutto se vi piace quello che faccio. Ricordatevi sempre che non siamo qui solo per rarare, ma per tutte le carte che la Pokémon Company riesce a regalarci. Quindi questo è il canale di Andrew Pokéfan, io sono Andrew Pokéfan e ci becchiamo alla prossima volta.